Oggi incontriamo Mario Landolfi. Mario Landolfi, già ministro delle comunicazioni nel governo Berlusconi, è stato, non si sa bene, poi ce lo spiegherà lui, se vittima o artefice di un evento a dir poco al limite della come dire. Ma più che limite abbiamo superato il limite, quindi diciamo sono stato protagonista, mio malgrado, di un fatto increscioso, del quale ho chiesto già pubblicamente scusa all'interessato, ma chi ha visto tutte le immagini, chi ha visto il filmato integralmente può rendersi conto che sono stato oggetto di una vera e propria persecuzione. Anzi, quasi mobismo. Diciamo, ho sbagliato il termine, volevo dire provocazione. Ci sei cascato. Bravo, esatto, una provocazione insistita ed evidente che seguiva di qualche giorno un'altra, fortunatamente finita bene. E quindi, diciamo, sono stato un po' preso di mira e ho reagito in una maniera alla quale non avrei dovuto reagire, ma siamo umani. Al limite dello stress. Sì, diciamo, c'è stata una, io naturalmente quello che si capisce, che si deve capire guardando le immagini, è che io, che sono un giornalista. Questo ci ha colpito non poco, sinceramente. Sono un giornalista in attività, non sono più parlamentare da 5 anni, neanche per un secondo ho tentato di sottrarmi alle domande. Infatti invitavi. E quindi io ho semplicemente chiesto al mio interlocutore assalitore di poter differire di un'ora l'intervista e di poterla fare seduti tranquillamente, senza queste cose per strada, senza questi senza rincorrere, senza questi inseguimenti, quali mi pare non ti sei sottratto comunque. Queste interviste trafelate che servono solamente poi a fare che cosa? A mettere in cattiva luce l'intervistato, che deve dare l'idea di uno che scappa. Io non scappo. Però, io mi fermo. Una cosa è capitata. La stampa nazionale, una certa stampa nazionale, ha fatto il parallelo con la famosa testata del clan Spada. Beh, Spada ha aggredito un giornalista che gli chiedeva di rapporti con la criminalità organizzata, su intrecci di quel tipo. Io ho reagito male ad un giornalista che mi chiedeva, che mi parlava di questioni relative al mio essere stato rappresentante della nazione, quindi diciamo sono diverse le motivazioni. È un accostamento che capisco sotto il profilo giornalistico è suggestivo, ma che dal punto di vista della realtà non sta assolutamente in piedi. Io avevo già risposto ad un giornalista, ad una troupe della stessa trasmissione sullo stesso argomento 6-7 giorni prima, ed è andato in onda. Si parlava di vite che io non prendo tra le altre cose. Esistono 2600 ex parlamentari che prendono il vitalizio, io sono uno di quelli che non lo prende, pur avendo 5 legislature, 59 anni, eccetera, eccetera. Quindi su 2600, guarda caso, vengono a chiedere a me due volte nel giro di 7 giorni la stessa trasmissione. Quindi. E su queste parole noi ringraziamo per il chiarimento dovuto e dargli anche l'opportunità di chiarire a Mario Landolfi. Grazie.